Le emozioni moltiplicano le nostre forze. Gestire bene la parte umana di una squadra è quello che farà la differenza da qui in avanti, perché su tutto il resto si è già lavorato. Mi chiamo Michele Bisagni, sono psicologo dello sport e psicoterapeuta, e la frase che ho citato è di un famosissimo allenatore di calcio, Marcelo Bielsa. È la frase con cui solitamente mi piace iniziare i corsi di formazione che ho la fortuna di poter tenere da una decina d'anni a questa parte, perché è una frase in cui credo molto, che rappresenta appieno tutte le potenzialità della psicologia dello sport. Ma che cos'è la psicologia dello sport? Sicuramente rientra nell'ambito delle scienze applicate ed è relativamente giovane, anche se negli ultimi anni ha acquisito un'autonomia sempre maggiore. Volendo dare una definizione precisa, la psicologia dello sport studia i processi cognitivi, emotivi e comportamentali connessi con le prestazioni degli atleti e delle squadre. Le sue principali aree di indagine sono 8. I processi cognitivi coinvolti nelle abilità motorie o sportive, le abilità psicologiche sottostanti alle diverse discipline, i processi motivazionali, il ruolo dell'allenatore, l'infanzia e il settore giovanile, il benessere e la salute, le relazioni e le dinamiche di gruppo, l'ansia e lo stress. Se volete saperne di più, potete contattarmi sul mio profilo LinkedIn Michele Bisagni oppure al mio indirizzo email michelebisagni@gmail.com.